troviamo nell'azienda agricola di Roberto a Caratta e adesso lasciamo la parola a lui per una piccola presentazione. Bene, io sono Ferrari Roberto, il titolare dell'azienda che produco cereali, pomodori, fagiolini, cipolle e foraggi. Utilizzi le assicurazioni agevolate? Sì, le utilizzo, sono veramente contento di quello che faccio. Hai sempre usato le assicurazioni agevolate oppure c'è stato qualche anno che hai deciso di non usarle? No, le ho sempre usate, o se no sarebbe uno sbaglio, un anno sì, un anno no. Assicuri sempre le stesse garanzie per tutti i prodotti oppure magari dai cereali o ai pomodori cambi le garanzie? Certe volte variamo secondo le annate, se si vede se è piovuto molto, poco, eccesso di pioggia, grandine, quello lì è quello che facciamo tutti gli anni per tutti i prodotti e assicuriamo sempre le stesse cose, però si cambia, tutti gli anni non sono uguali. Qual è stato il danno più grave che ti ha portato un risarcimento in questi ultimi anni? È stato il 2010, che con la grandine ci ha portato un risarcimento molto alto, si parla dell'80-85%. Ti ricordi un danno grave che non è stato risarcito magari come volevi? L'anno scorso, nel 2018, ho avuto un danno che pensavo da prendere tot, invece non mi hanno soddisfatto, veramente. Facendo un bilancio, sono state più le occasioni dove l'assicurazione ti ha risarcito oppure no? Guarda, facendo un bilancio, in 10 anni sono sempre stato risarcito bene. Pensando alla tua azienda, qual è stato l'avversità che ti ha portato più danni e quindi che ti ha risarcito di più? Pensando alla mia azienda è stato quello, la grandine sul pomodoro. Consideri utili i servizi offerti dal Condifesa? Lo consiglieresti a un tuo collega? Sì, lo considererei molto volentieri perché io sono sempre stato contento e continuo ad andare avanti in questo modo qua. Hai ricevuto i contributi del 2018? Sì, li ho ricevuti. Secondo gli altri anni sono arrivato subito nell'arco dell'anno, se no si accavallavano con gli altri anni i contributi. Sono contentissimo. Cosa diresti a un tuo collega che sceglie di non assicurare o di assicurare senza contributo? Guarda, io come posso capirla io lo farei assicurare col contributo, perché qualcosina in più si prende.